Cari amici di Basket Forever, anzitutto la buona creanza, un felicissimo 2018 pieno di pallacanestro, ma soprattutto di belle cose, di tenerezza. Venendo a quello che è il nostro appuntamento periodico sulla pallacanestro di Serie B, sulla situazione dei quattro gironi, la fine è appunto dei turni d'andata. Ci riconduce sicuramente ad un appuntamento che si presenterà nel primo trimestre dell'anno in corso, ovvero le Final Eight di Coppa Italia che si svolgeranno verosimilmente a Bologna, ovvero a Casalecchio di Reno e dintorni. Facendo il punto, come avevamo già sottolineato l'ultima volta che ci siamo appunto sentiti, la situazione non è cambiata più di tanto. Si qualificano per quel che concerne il girone A, Moncalieri, chiedo scusa, Omegna e Firenze, che stanno conducendo una corsa abbastanza sicura, anche se il loro vantaggio non è nettissimo sulle seconde, e soprattutto vige un certo equilibrio tra le due formazioni. Per quanto riguarda il girone B, che sembrerebbe quello di livello qualitativo più alto, si qualifica 100 nonostante la sconfitta rimediata a Piacenza, che a sua volta poi ha perso a Crema. Tuttavia Piacenza è riuscita a salvare la seconda posizione, per cui le formazioni emiliano-romagnole si qualificano per quel che riguarda questo girone. Un girone, ripeto, equilibratissimo, soprattutto nell'alta classifica, dove vi è Lecco e altre formazioni lombarde che danno fastidio appunto alle due battistrada. Per quel che riguarda il girone adriatico, vi è un dominio assoluto di San Severo, che è l'unica formazione tra i gironi di Serie B e la Serie A2, ecco, in toto, ad aver fino ad ora conservato la imbattibilità, ben 15 successi su 15 partite per quel che riguarda la prestigiosa piazza pugliese, che torna a ribadire una tradizione ormai molto longeva da un punto di vista cestistico, una tradizione che va avanti dagli anni 50 e che ha prodotto giocatori di livello, uno per tutti, Walter Magnifico. La formazione di gialloblu di Salvemini, del nostro caro amico Salvemini, recentemente intervistato, conquista la prima posizione e dunque un meritatissimo pass per le Final Eight, seguita a 10 lunghezze, a 20 punti da Pescara, formazione che al di là di Drigo conserva comunque una diffusa presenza di giocatori locali, nonché anche il neo allenatore, ossia Stefano Raiola, che ha smesso l'anno scorso di giocare, dunque al suo esordio in panchina in Serie B, dopo aver vinto alcune incertezze iniziali, è riuscito a portare questa formazione al secondo posto in un appuntamento di grossa visibilità, quali sono le Final Eight di Coppa Italia, strappando il pass a squadre, diciamo, che erano partite con altri obiettivi, come per esempio Recanati, allenata da Piero Cohen, o anche comunque la sorprendente Campi di Piero Millina, che ha una maggiore esperienza a certi livelli. Tuttavia il girone C rimane un girone dove sembra molto più netta la superiorità fino ad ora manifestata, ecco, da San Severo, come anche la sorpresa al secondo posto di Pescara rispetto a formazioni che abbiamo prima citato, che erano partite con obiettivi sicuramente più corposi. Circa il girone D, il girone tirrenico, il girone, diciamo, più seguito da vicino dal nostro sito, Barcellona conserva la prima posizione a 26 punti, appaiata a Palestrina, diciamo che conserva la prima posizione per aver vinto lo scontro diretto in casa contro la formazione prenestina, che comunque è rientrata molto bene, diciamo, è rientrata molto bene nel clima del girone, e comunque si presenta come una formazione che alla distanza potrebbe
sicuramente, come testimoniano i suoi ultimi campionati, dire la sua per quel che riguarda, diciamo, i piazzamenti finali, soprattutto per la prima e la seconda posizione. Barcellona sembra maturata dallo scorso anno, pare molto più solida. I giovani hanno fatto sicuramente un'esperienza notevole arrivando alle semifinali dell'anno scorso. Può contare su un seguito massiccio di circa 2.000 persone a partita, pare aver allungato la panchina e con l'esperienza più italiana di Friso poter tenere anche in una situazione come quella dei playoff. Guardando un attimino il range degli 8 posti del girone appunto del quale stiamo parlando, molto bene Valmontone a 24 punti, in terza posizione, seguita da Cassino a 22 punti, che dopo aver superato una partenza un po' difficoltosa e aver reinserito anche Bagnoli da un paio di settimane, probabilmente sta iniziando a mostrare il suo volto, diciamo, più vero, una formazione con degli equilibri eccezionali, coperta in tutti i ruoli, che ha saputo aggiungere ad una spina dorsale già consolidata come quella dell'anno scorso, formata appunto su Panzini, lo stesso Petrucci e appunto Bagnoli, per citare, non dimenticherei Sergio, approfittando anche del rientro dopo un anno di sosta a Valmontone di Carrizzo, è diventata una formazione, dicevo, molto molto completa, che ha aggiunto anche dei giovani sicuramente di valore, uno su tutti Fabrizio Denninno, nonché anche di voce. Dicevamo, dopo Cassino c'è Salerno al suo esordio in Serie B, la Reggi Salerno, che ha acquistato il titolo da Bottegone, diciamo presieduta dal signor Renzullo, una formazione che ha come Pino Corvo, ex GM vincente di Napoli lo scorso anno, come uomo mente dietro la scrivania, e che al suo esordio è riuscita effettivamente a far molto bene fino adesso, diretta da Antonio Paternoster, tallona nelle prime posizioni, formazioni forse più rodate. Due elementi su tutto: il giovane, ormai forse non tanto più giovane, ma comunque molto efficace, Play Cucco, e il mezzo lungo Leggio, acquistato da Bisceglie, lungo leccese di grossa tecnica individuale. Giocatori come Petrazzuoli in lancio da Venavro, e poi in conferma da Campli, che sono alla ricerca della loro consacrazione appunto nella piazza Salernitana, una piazza che ha moltissima fame. Molto bene le formazioni romane, la Luis che conferma la sua presenza intorno alla quinta, sesta posizione, sempre allenata da Paccarie, sempre rinnovata con quello che è il suo circuito studentesco universitario, che rappresenta per il nostro campionato una novità a certi livelli. Non male la Tiber al suo ritorno dopo tantissimi anni in Serie B in settima posizione, ma benissimo, sempre a 14 punti, lo Scauri ad 8 punti, formazione giovanissima, al di là del veterano Serino e dell'eterno Dante Ricciotti. Presenta in pratica 9 under e un giovane, perché come tale si può ritenere, ecco, il numero 4 di questa formazione, che sta in pratica facendo il suo campionato completo, ossia Andrea Longobardi. Per quel che concerne la bassa classifica di questo girone, interessante, il duello è anche equilibrato tra Battipaglia, Patti e Isernia, con Battipaglia che Isernia per ora ultima, ma comunque positiva nelle sue ultime uscite, Battipaglia con una partita in meno, Patti formazione allenata dall'esperto Sidoti, che alla fine riesce sempre in qualche modo a salvarsi. 2 punti soltanto sopra per quel che riguarda Venafro, una delle squadre che è arrivata diciamo, di più ai supplementari, e che comunque ha perso sempre nei finali le sue partite, soprattutto in casa, e che probabilmente col rientro di Moretti potrebbe aspirare ad un campionato diverso, perché dal punto di vista della prestazione agli uomini di Mascio si può dire ben poco. Poi le partite si possono vincere, si possono perdere. Comunque la bassa classifica di
di questo girone si presenta molto interessante per l'equilibrio e per la non eccessiva distanza da quelle che sono le posizioni di rincalzo ai playoff, e la stessa ottava posizione che abbiamo visto è occupata sia dallo Scauri che dalla Tibber. Ecco, noi ci concediamo augurandovi, riaugurandovi di nuovo il 2018. Vorremmo sottolineare l'importanza, diciamo, crescente di questo campionato, che migliora per quel che riguarda il pubblico, per quel che riguarda, diciamo, i numeri relativi al pubblico, all'audience sulle varie reti, non ultimo anche sul nostro sito. E diciamo anche un'altra cosa: anche il livello del gioco sembra più italiano rispetto alla 2, rispetto naturalmente a quella che è la 1. È un risultato che questo campionato sta raggiungendo, pur essendo lontano da quelli che erano gli iniziali livelli graditi probabilmente alla massa, di somigliare a quella che è la NCAA americana. Ma per quel che riguarda la pallacanestro nostrana, la Serie B rimane un campionato interessante, di buona evidenza da parte dei giovani, e l'appuntamento del quale vi abbiamo parlato, ossia le Final Eight, che si svolgeranno nella prima decade di marzo, appunto, in Emilia-Romagna, ne sono la testimonianza, anche perché seguite 3 mesi dopo dalle Final Four a Montecatini, dove le quattro vincenti dei gironi si sfideranno per poter promuovere tre regine in quella che è la categoria ambita della Serie A2. Basket Forever sarà presente periodicamente con i suoi interventi. Speriamo di migliorarci e di confidare sempre nella vostra fiducia. Vi ringraziamo, riaugurandovi ancora una volta un grande, felice 2018.